c'è una nave volante! Amici, nello scorso episodio abbiamo finalmente, boom, e la dub ci sta sempre come esultanza, sconfitto l'Ender Dragon dopo ben 32 episodi. Cioè, 32 episodi per sconfiggere un drago, vabbè, lasciamo perdere, sono piccoli dettagli. Ma oggi, prima di tornarcela a casa col nostro bottino, ovvero l'uovo di drago e molta, molta esperienza, andiamo nell'End, no, nel post-End, o come si chiama la città dopo l'End, per andare a prendere l'Elytra. Come si chiama la città dopo l'End? Vabbè, non lo so, comunque andiamo a prendere l'Elytra, signori, speriamo di trovarla, speriamo di tornare a casa con un bel bottino. Vi invito a lasciare un piace, un commento, condividere il video. Se vi siete persi l'episodio precedente, dopo questo episodio andatelo a recuperare, fidatevi, c'è da divertirsi, e incrociate le dita per me. Amici, riprendiamo da dove ci siamo salutati l'ultima volta, e mi avete dato un bel po' di consigli, del tipo, questi frutti mi teletraspodio, oddio che figata. Ne prendo un'infinità, perfetto, voglio averne una infinità a casa, cioè, credo si possa fare una farm, non lo so, nel dubbio. Che spavento, no signor Enderman. Allora, non mi stufi che qui ci abbiamo da lavorare, dobbiamo cercare le peggio basi per andare a prendere le peggio elitre, giustamente. Però, tra un'elitra e l'altra, guarda come mi picchia, guarda come mi picchiano. Oh, vi siete coalizzati, che schifosi. No, scappa, basta, via. Lanciati, scappa. Mi sono lanciato malissimo, addio, partiamo di me. Allora, sperando che gli Enderman non ci insegnino. Dai, oddio, che fastidio. Voglio tornarmene a casa. Signori, voglio già tornarmene a casa. Ho già paura degli Enderman. Guardate quanti! Oddio! No, finisce in tragedia qui. Io ve lo dico, finisce in tragedia. Lancia l'Ender Pearl. Anzi, facciamo così. Scavati sotto. Master. Dai, perché dobbiamo partire malissimo. Allora, lascio giù un paio di cose che non mi servono, del tipo tutte ste robe non mi servono. Il blocco di d'erba lo tengo, può sempre servire. E questi qua per ora li buttiamo nel dimenticatoio. Dannazione, nel prossimo episodio, quando torniamo a casa, dobbiamo fare l'episodio in cui incanto l'armatura, perché non è... cioè, difende tanto, Però, diciamo che mi picchiano tanto. Ora, non so con quanti... guardate quanti... non so con quanta faccia... oddio, le coordinate del portale l'ho preso. Aspettate che vado a vedere se ho fatto la foto l'altra volta, perché non mi ricordo. Ci vediamo tra 2 secondi. Ok, sì, avevo fatto la foto, per fortuna, perché altrimenti mi sarei già perso. Dicevo, andiamo ad esplorare perché so che si può trovare la base. So che ovviamente si trova l'elitra, ma non sono sicuro del fatto se si possa o meno trovare la testa di drago. Io credo di sì, ma la butto lì a caso. Fatemi sapere voi se si può trovare o meno. Nel dubbio, guardate che bello quando si distrugge, che figata totale, ci prendiamo tutti questi funghettini, che non sono funghi, ma signori, ci siamo capiti. Ora, non saprei bene dove andare ad esplorare, quindi volendo, o che inizio ad esplorare totalmente a caso e potremmo anche camminare per ore, oppure, con questa voce un po' molto, ok, vabbè, lasciamo perdere, oppure... e andiamo ad esplorare a caso e vi faccio un taglio quando trovo qualcosa. Non lo so, perché non vorrei fare i ponti nel nulla, cioè mi sembrano un po' pericolosi. Quindi nel dubbio, sempre che gli Enderman non ci... cioè io sto guardando a testa bassa, perché altrimenti mi tirano le sberle proprio dritte dietro la testa e non vorremmo che ce le tirino. E in caso vi faccio un taglio, quindi ci vediamo dopo se trovo qualcosa o se muoio. Sperando il nostro attacco in volo, vabbè, niente, ci vediamo dopo. 3 hours later. Oddio, quanto è inquietante quell'Ender. Ok, è scappato. Signori, guardate cosa ho trovato. Ho fatto qualche ponticello per collegarci dalle varie isole. Sì, è stato molto rischioso, lo ammetto, è stato rischiosissimo. E tra l'altro mi sa che in quell'isola devo fare un altro ponte. Sì, perché comunque ho trovato quella struttura. Ora, non so se è in quella struttura che si trova l'elitra, ma so solo che ci voglio andare, per forza. Quindi stai fermo. No, che fastidio, oddio, ma... poi, da... dai, questi qua mi ammazzano mentre faccio i ponti, quanto ci scommettete. Questi qua mi ammazzano. No, devi andare via. Zitti. Ok, mi si è fermato un attimo il cuore. Devo ammettere, mi si è fermato un attimo il cuore. Quindi, come costruiamo ora il ponte? Ah, io ve lo dico, piuttosto ci sto qua 6 ore, ma faccio tutto con tranquillità. Estrema tranquillità, tra l'altro. Perché se dovessi cadere adesso, uno, mi metterei a piangere. Due, non gioco mai più nella mia vita a Minecraft. Quindi facciamoci tutte le barricate. Io piuttosto ci perdo la vita. Cioè, nel senso, la vita nel gioco. Cioè, nel senso, no, la vita, avete capito? Quindi piuttosto ci perdo 3 ore. Ma mi voglio fare le cose fatte bene. Quindi devo arrivare fino a lì. Ci metterò letteralmente 3 ore. Però almeno non moriamo e non faccio un mega fail, perché già vedo gli Enderman che sono belli cattivi e vogliono appropinquarsi della mia vita. In più io non vorrei perdere il tutto, quindi signori,
se 1 più 1 fa 2, ci vediamo dopo che ho fatto il ponte. Non so perché ho detto se 1 più 1 fa 2, non c'entrava niente. Ma ci vediamo dopo. Signori, ho ufficialmente finito il ponte e mi sono farmato altri materiali nel dubbio. Cioè, guardate che carino sto ponte, credo che lo userò anche in futuro perché è utile. E diciamo che, a parte il fatto che qui è pieno di Enderman, saltiamo sotto, attacco dall'alto, scappa. Scappa, andiamo alla base, signori, alla base, alla base. No, no, vi prego, non uccidetemi ora, ci ho messo 3 ore a fare il ponte. No, 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 dai, no, no, dai, no, oh. Oh, Enderman. Oh, non facciamo scherzi, non facciamo... che cacchio. Allora, siamo arrivati alla base, perfetto. Questi sono gli shulker box, mi sembra. Non ho idea di quanto danno mi facciano. Però, entra! No, entra, no, 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 fermi, fermi. No, fermo. Credo che queste cose mi facciano volare. Se non sbaglio, nel dubbio, uccidiamoli. Uccidiamoli tutti. E no, 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 dai, no, no, ti prego, vi prego, vi prego, no, no, no. Chiudi, 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 chiudi. Che ansia, mi ha lasciato qualche drop? Assolutamente no. Allora, a parte il fatto che c'è un rumore incredibile, saliamo qua. Non ho idea se si possa trovare qui, come vi ho già detto in precedenza, però nel dubbio è una base, quindi la esploriamo. Ah, c'è da fare il parkour. No, c'è da fare il parkour. Ma speriamo che sia un parkour facile. Per ora è molto facile. Molto facile. Che carino però che bisogna fare il parkour. Lì si può salire ancora, di qui si può salire ancora, di qua c'è uno shulker box. Picchia, 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 picchia. Guardate cosa mi ha lasciato. Il guscio di shulker. Bene, non so cosa serva. E questa è la verga dell'end, vai. Io prendo tutto, anche questo, vediamo che materiali so. Ma sei scemo, ma sei scemo. Che materiali sono? I blocco di porpora. Fatemi sapere nei commenti come si fa a craftare il blocco di porpora, perché mi sembra veramente figo. Quindi o che mi metto a spaccare tutto, quasi tutto, così almeno ho i materiali, oppure, stavo cadendo. Dicevo, oppure, non lo so, mi scrivete nei commenti come si fa a fare il blocco di porpora. E qua niente, dai, che poverata, davvero non mi state mettendo niente. Oh, gioco, non facciamo i poveri, cioè, nel senso, qua tutti che dicono che belle le basi nell'end, però non vedo niente di incredibile, eh. O mi date 27 milioni di chest, blocchi di porpora molto belli, oppure niente. Potrei fare parkour, facciamo il parkour, però non voglio cadere, quindi nel dubbio mettiamo. Chi è che mi avrebbe colpito? Ah, è lei, signor pezzo di fango, eh? Buon salve, signor pezzo di fango. La sto venendo a pre... Sto volando, credo. Sì, sì, ma io me ne sto qui, eh. Sì, sì, è vero, loro fanno volare. Quindi sto qui, così se cado, cado subito qua, nessun problema. Su, 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 perfetto. Dai, dai. Ah, ma c'ho l'arco, io mi sa. Dov'è l'arco? Sì, c'ho l'arco, salve. Quindi mettiamo via quello, ce le ho le frecce, eh? Lo scopriremo a breve. No, non c'ho le frecce, perfetto, non serve a niente l'arco. Ok, ma sentite, signori, facciamo una cosa intelligente. Imbrogliamo. Ah, non fai più il bulletto, eh. Ma sì, sono contento, però dico, una volta salito qua, a parte il banner che ora mi rubo chiaramente, però prima volevo salire. Non c'è niente, no dai, no, cioè, ci rimango malissimo, eh. Se scopro che non c'è niente... Dai, che imbarazzo. Però voglio il banner. Dai, cioè, e ora per trovarne una... Non ci credo, dai, ma è impossibile che non ci sia niente. C'è tutta una zona bellissima, purissima, levissima, e non c'è niente. No, dai, sotto ne ha... Non ci credo. Cioè, quindi la nostra esplorazione non finisce qui. What the fuck, signori. Vabbè, niente, allora mi sa proprio che mi metto a ricorrere, nel senso riandare, vabbè, avete capito, verso un'altra base. Sì, ma ci ho messo una vita a trovare questa. Ci vediamo dopo. Se non c'è niente anche qui, io spengo il video. Non chiudo, spengo, proprio vedrete, vabbè, lascia perdere. Comunque, signori, se non troviamo niente in questo bestio, cioè c'è anche una nave, c'è una nave volante, se non troviamo niente qua... Proprio basta, vuol dire che il gioco mi vuole male. Ora, prima di esplorare la nave, non vedo l'ora di esplorare la nave e rifarla soprattutto nel mio mondo, la voglio riprodurre. Esploriamo questo bestione, cioè proprio questo è il classico bestione. Sei un bestione, quello bello ciccioso. Lo esploriamo e speriamo che ci dia qualcosa di interessante. Intanto noi passiamo dall'entrata di riserva, imbrogliamo un po', ma va bene così. Gli shulker box, dai, li picchiamo, magari ci droppano qualcosa. Ciao, 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 gli Enderman sempre fastidiosi, eh. Sempre fastidiosi voi, signori Enderman, eh. Sto volando, sto volando. No, no. Che...
Madonna, li odio gli Enderman. Cioè, proprio gli Enderman li odio perché, a parte il fatto che ti si lanciano a capofitto, ma a parte quello, sono forti, sono proprio forti. Ma tralasciamo questi dettagli, che in realtà non sono dettagli, e mangiamoci una costoletta.